Ciao a tutti, oggi sono qua nella solita postazione dei Get Ready With Me per prepararmi appunto assieme a voi. Questa volta è una bellissima novità perché per Mikuláš mio marito mi ha regalato lei, la nuova palettina di Huda, che è stupenda. Questi sono i colori della palette, spettacolo, quindi voglio giocarci un po' oggi. Ho già messo un chilo di burro cacao perché ho le labbra, soprattutto sul bordo basso, molto molto secche, quindi se vedete un sacco di luce è il burro cacao. Questo credo sarà il primo e unico video in cui non andrò a utilizzare il primer occhi, ma un correttore su tutta la palpebra che poi andrò a fissare con una cipria. Utilizzo il correttore di Nabla, io ho Light Peach e poi la Peach Perfect per settare e poi vado direttamente con la palette. Ieri su Instagram ho voluto condividere con voi una riflessione sulla gentilezza dovuta alla lettura di un post di quelli soliti motivazionali che in teoria appunto ti dovrebbero tirar su, essere positivi, lasciarti della carica. In realtà questo post era 5 segnali che sei troppo gentile. Io mi sono un po' spaventata, cioè sono rimasta molto basita in realtà, perché chi è che decide chi è troppo gentile? Poi fra tutte le cose che magari può essere tossico essere, cioè la gentilezza, seriamente essere gentili è un problema adesso. Chiaramente come in tutte le cose ci vuole la giusta misura, però in linea generale a me non sembra così negativo essere gentili con le altre persone, soprattutto nel momento in cui tu sei magari gentile e non ti privi di qualche cosa, ma anzi magari è questo essere gentile e altruista a darti felicità, a darti parte della tua felicità. Mi rendo conto adesso che hanno ricominciato a fare dei lavori proprio sotto qui, quindi spero che non si sentano troppo in video, perdonate. Quello che noto io è che in realtà c'è sempre più cattiveria online ma anche offline purtroppo. E quindi secondo me è molto prezioso essere gentili con le altre persone, e secondo me la gentilezza si può manifestare in tanti modi diversi. È vero che alcune persone magari tendono ad approfittarsi di chi è gentile con loro, però secondo me soprattutto quest'anno è emerso quanto sia importante rispettare gli spazi delle altre persone e anche quanto sia diverso il modo in cui reagiamo di fronte a determinate situazioni. A me viene sempre in mente il caso, ad esempio, del lutto o quando si vive un dolore particolarmente grande. Tutti reagiamo in maniera diversa. E non dobbiamo dare per scontato che se la nostra reazione è diversa da quella di qualcun altro, allora qualcun altro non sta vivendo le stesse cose che viviamo noi con la stessa intensità. Non c'è una scala per cui si ha più o meno diritto a sentirsi tristi o felici in base alla situazione che si sta vivendo. Cioè, secondo me ogni persona ha il diritto di sentire quello che sente ed è giusto rispettare anche le altre persone che magari reagiscono e sentono in maniera diversa da noi. Per me è gentilezza anche questo, forse dovrebbe essere qualcosa di scontato, portare rispetto per le altre persone, forse sì, però io non lo do per scontato. Direi che partirò con questo marroncino e poi lo andrò a scurire un po' con quest'altro, e mi piacerebbe poi giocare con questi rosa, questo e questo, e magari dare un punto luce all'interno con questo e questo nel mezzo. Vorrei provare veramente tutto. Forse un giorno riuscirò a raccontarvi il momento che sto vivendo, che è molto particolare perché è qualcosa che non ho mai sperimentato prima, quindi mi trovo particolarmente in difficoltà proprio perché è qualcosa di nuovo e sono in quella fase in cui sto cercando di adattarmi, però ho paura che diventi un'abitudine, cioè ho anche paura di adattarmi. Però penso che in tantissimi ambiti può capitare di sentirsi pronti per qualcosa ma non poterlo realizzare, che sia a livello di lavoro, di obiettivo personale, famiglia, cioè veramente in qualsiasi ambito. Io in questo momento mi sento pronta, in realtà già da un po', mi sento pronta per fare un passo, per fare qualcosa, ma non posso farlo.
e non posso, non per un limite mio, ma per tutto quello che c'è attorno. E quindi sto vivendo, oltre a tutte le altre cose, una situazione di fortissimo stress e insoddisfazione, perché sento che per quanto io mi posso impegnare, le cose non cambieranno, però allo stesso tempo l'unica cosa che posso fare io è lavorare su me stessa, quindi è veramente frustrante perché anche se cerco di cambiare le cose, non dipendendo da me, le cose non cambiano, quindi vabbè, è molto frustrante. È una situazione di cui ho molta difficoltà a parlare anche con persone che conosco molto bene. Perché, come vi dicevo, mi accorgo che soprattutto quest'anno che tutti abbiamo vissuto per un motivo o per l'altro in maniera intensa e spesso con difficoltà, si è più propensi a giudicare, a dare consigli non richiesti, al paragonare situazioni diverse. Quindi io mi sento fortemente in disagio in questo momento. Mi viene da pensare spesso, ve lo ripeto molte volte nella newsletter settimanale, e tra parentesi, se volete trovate il link qua sotto in descrizione. Secondo me c'è veramente bisogno di essere più gentili con gli altri, più aperti a capire che siamo diversi. Spesso basterebbe soltanto ascoltare, non c'è bisogno anche di dare un parere. Quindi proprio per questo mi ha sorpresa veramente tanto quel post sull'essere troppo gentili. Magari per alcune persone l'essere troppo gentili è un problema perché lo si scambia come un essere facili da ingannare. Cioè, secondo me non è da fraintendere la gentilezza con l'essere magari, come posso dire, un po' naive, un po' ingenui, ecco, e quindi lasciarsi fregare. Cioè, molto spesso le persone gentili non è che sono stupide, non è che si lasciano, cioè, non è sempre così facile approfittarsi di una persona che è particolarmente gentile, poi, vabbè, dipende sempre da persona a persona. Però secondo me si confondono spesso queste cose, l'essere gentile e l'essere magari ingenuo. Poi, per carità, alcune persone magari in alcuni ambiti possono anche sentirsi costretti ad essere particolarmente gentili, purtroppo magari per paura di perdere il lavoro, ad esempio, per rovinare delle dinamiche familiari, ci possono essere tantissimi motivi diversi. Però ecco, quando ti imbatti in questi post motivazionali, di positività, eccetera, di sicuro non ti aspetti di trovare un post sull'essere troppo gentili, cioè strano. Proviamo a dare il tocco di magia. Wow. Spero che si riesca a vedere anche la fotocamera. È un ombretto molto bello e particolare perché ha tipo una base melanzana con dei riflessi rosa, bluette, viola, lilla. All'angolo interno metto Flower Power che assomiglia molto a Crave della New Nude. È praticamente un ombretto che ha una base quasi trasparente con dei riflessi bellissimi rosa e oro. E lo metto solo qua all'interno. Poi magari dopo abbasso un po' la luminosità perché c'è il cielo che è praticamente grigio bianco, riflette un sacco e forse non si percepisce quanto è realmente intenso il trucco. Come mascara vado ad utilizzare il Pupa Vamp Sexy Lashes che mi era stato mandato da Pupa tramite Octoly. Più lo uso e più mi piace questo mascara perché secondo me non dà tantissimo volume, però mi incurva effettivamente molto le ciglia e quindi apre lo sguardo, una cosa che apprezzo moltissimo. Questo è l'effetto del mascara con una sola passata e a me soddisfa già così. Ho paura che mettendo una seconda passata si uniscano troppo le ciglia, si appesantiscano e quindi che si vada a perdere questo effetto. Ultimamente sto usando pochissimo fondotinta, ma in realtà è un po' sempre così. Vado a fare un leggero mix fra il Dior Skin e il Close Up di Nabla e lo applico non con la mia solita spugnetta, ma con lo stesso pennello con cui ho applicato il correttore, che è di MAC. Io l'ho preso un sacco di anni fa, ma è ancora bello perfetto. Mi era stato consigliato proprio per i prodotti cremosi, soprattutto per il correttore. A me piace veramente da impazzire ed è anche molto preciso, quindi riesco a raggiungere tutte le parti del viso. Mi concentro soprattutto un po' qua. Dopodiché non vado a settare con la cipria, non la voglio usare sul viso. Vado a mettere un po' di questa terra di mula che è un po' di questo blush di Nabla.
Tornando al discorso del sentirsi pronti per determinati passi, obiettivi, cose della vita in generale, mi sono resa conto che soprattutto in passato sentivo proprio come se ci fosse urgenza di fare determinate cose, nel senso o le facevo allora o non mi sarebbe mai capitato in vita mia di farlo. Chiaramente poi, per quello che mi riguarda, non è mai stato così perché di occasioni, diciamo, ce ne sono state, però a volte mi torna questa brutta sensazione che se non faccio qualcosa adesso, che appunto sento che le cose possono andare bene, allora non mi ricapiterà più e non lo farò più. E a volte mi mette tanta ansia perché ho sempre questa impressione di non avere tempo, di star sprecando tempo. Questo mi sa che ve l'avevo raccontato anche in un altro video, non ricordo bene quale, ma c'è stato un periodo, 2 anni fa, che sentivo come proprio l'urgenza di, ad esempio, sposarmi. Sentivo che se non fosse successo allora sarebbe stato troppo tardi, non sarebbe più successo. Cioè, sentivo che era il momento giusto. E a volte quando mi arrabbio, lo dico ancora, sono veramente pessima sotto questo punto di vista, perché sentivo che era l'anno perfetto per fare tutto. E invece così poi non è stato, però adesso che è passata mi rendo conto che il momento giusto era comunque in questo momento, in quello che ho vissuto, perché alla fine tutto è andato secondo i piani, diciamo. Ho avuto praticamente tutto quello che desideravo con molta, molta fatica, difficoltà, però ecco, nel momento in cui sentivo questa, tra virgolette, urgenza, mi dava molto fastidio sentirmi dire: ma no, vedrai che quando arriverà sarà il momento giusto, ma no, devi portare pazienza. Cioè, ok, io capisco che magari l'intenzione molte volte è positiva, è perché si vuole aiutare, però in certi momenti magari non hai bisogno di sentirti queste cose perché ti mettono soltanto più a disagio, agitazione, ti senti sbagliata, non lo so. Comunque io poi ho fatto questo esempio, ma mi è capitato per diverse cose di sentire come, diciamo, l'urgenza di fare qualcosa. Gentilezza per me è anche saper rispettare che le persone abbiano questi momenti di crisi totale e saper capire quando non è sempre necessario dare un consiglio o un parere personale anche in base alla propria esperienza, perché alla fine siamo tutti diversi. Io a questo punto sono curiosa di provare Slippery, che è questo ombretto tanto chiacchierato di Huda, cremosino, glossato con delle perle. Allora, sono curiosa innanzitutto di vedere che colore mi verrà fuori e a seconda del colore usarlo o sulle guance o sulle labbra, perché ho visto sul profilo di Huda usarlo in questo modo. Dicevano che si può usare anche in questo modo. Siccome non mi fa impazzire in questo momento l'effetto glossato sugli occhi, volevo provarlo in questo modo qua, quindi wow, è venuto tipo arancino, non si vedrà mai perché è abbastanza trasparente, ma ha dei riflessi tipo color bronzo. Non so se ci stanno bene, però su come sono truccata oggi, cavolo. Vabbè, io sono curiosa comunque di provarlo, quindi però è molto brillantinato, cacchio. Me lo metto qua come illuminante allora. Ci provo almeno. Andandoci così con le dita, io poi sento che aderisce alla pelle, non rimane bagnato, però ha questo effetto particolarmente luminoso. Per quanto riguarda le labbra, sono indecisa fra un rossetto idratante di Nabla, visto che ho le labbra mezze spaccate, Pillow Talk oppure il rossetto di Chanel Mademoiselle. Secondo me, per come sono truccata, questo. Quindi magari metto un po' di matita e poi lo vado ad applicare. Nel frattempo ho fatto anche le sopracciglia, o meglio, ho semplicemente riempito un paio di buchini e usato il gel, quello trasparente. E niente, questo è l'effetto finale. Adesso provo ad abbassare un po' la luminosità, ma penso che rispetto a prima già si veda un tantino meglio il colore, soprattutto degli ombretti, perché dal vivo sono belli intensi gli occhi e mi sembrava dallo schermo che non fosse così, però
però magari poi editando mi accorgerò di aver blaterato a vuoto. Devo dire che a me piace un sacco, sono abbastanza nella mia comfort zone perché sono tutti colori un po' rossicci vinaccia, soprattutto in marroncini, e questo ombretto qua mi fa impazzire, è veramente veramente bello. Devo ancora capire Slippery perché mi vedo più luminosa in questa zona, ma non è qualcosa forse di trascendentale. Oddio, ora che lo guardo dallo specchietto, sembra che mi sono messa in realtà tipo un ombretto, che effettivamente è così. Forse qua però ci sono andata giù un po' più pesante rispetto di qua, non lo so, forse è solo la luce. Comunque ha un finish effettivamente molto luminoso, quasi bagnato. Sperimenterò poi anche sulle labbra, magari con un ombretto, con un rossetto matte o non mettendo niente ma soltanto Slippery. Mentre per concludere il discorso sulla gentilezza, secondo me non si è troppo gentili fin tanto che si sta bene con se stessi, si mette comunque al primo posto se stessi, soprattutto per quanto riguarda la salute fisica e mentale. Nel momento in cui stiamo bene, secondo me non è troppo dedicare tempo anche agli altri, portare rispetto verso gli altri, cercare di capirli, fare qualcosa per loro, o anche semplicemente non dare una rispostaccia o stare zitti quando non si ha niente di carino da dire. Cioè, secondo me si può declinare in tanti modi diversi la gentilezza. Al giorno d'oggi penso che ci sia in realtà bisogno di gentilezza. Io vedo sempre più cattiveria, menefreghismo, competizione, voglia proprio di essere i primi, quindi non di riuscire, ma di riuscirci prima degli altri. Riuscire in un campo in cui gli altri non sono riusciti, per il piacere di dirlo, io a differenza degli altri ce l'ho fatta, ecco. A me queste cose mettono veramente un sacco a disagio e mi sento molto spesso in difficoltà. Fatemi magari sapere qua sotto nei commenti come la vivete voi, la gentilezza e il sentirvi pronti per qualcosa ma non poterlo fare per cause che non riguardano voi, per motivi che non vi riguardano. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!